L'Istituto Mario Negri nasce nel 1960 con il testamento di Mario Negri, un filantropo gioielliere milanese che istituisce una fondazione assegnandone la direzione al professor Silvio Garattini. Nel 1963, dopo aver costruito un edificio con moderni laboratori, inizia un'attività di ricerca. La ventina di ricercatori iniziali è cresciuta ed oggi sono ben 750 gli addetti ai lavori, distribuiti in tre localizzazioni, a Milano, Bergamo e Ranica. Dal 2007 la sede di Milano è situata in zona Bovisa, in un polo tecnologico in forte espansione. La sede di Bergamo è posta all'interno del Parco Scientifico Tecnologico Chilometro Rosso, alle porte di Bergamo. La sede di Ranica si trova all'interno di una splendida villa dei primi dell'Ottocento. Il Mario Negri ha tre obiettivi principali: la ricerca, la formazione e l'informazione. La ricerca, ovvero comprendere il meccanismo d'azione dei farmaci, identificare nuovi bersagli, verificare il rapporto benefici-rischi attraverso la ricerca clinica e stabilirne l'impatto sulla popolazione. I risultati di questi studi sono raccolti in oltre 15.000 pubblicazioni su riviste internazionali che riguardano i farmaci psicotropi, cardiovascolari, antitumorali, antileucemici, renoprotettivi, antirigetto per i trapianti d'organo, nonché i farmaci per alcune malattie rare. I laboratori sono attrezzati con apparecchiature d'avanguardia che permettono di esplorare attraverso la microscopia elettronica con focale ad alta risoluzione la morfologia degli organi, mentre con la spettrometria di massa e le moderne tecniche per l'analisi del genoma si possono conoscere le componenti chimiche delle strutture biologiche. Fra i risultati raggiunti si può ricordare che una serie di studi ha permesso di ottenere per la prima volta una riduzione significativa della mortalità da infarto cardiaco, della necessità di ricorrere alla dialisi renali, la possibilità di aumentare la disponibilità di reni per i trapianti, l'utilizzazione di nuovi farmaci per alcuni tipi di sarcomi, di leucemie e di malattie rare. Sono degni di interesse anche gli studi che hanno permesso di documentare l'inefficacia di alcuni farmaci, con un vantaggio per i pazienti e per il Servizio Sanitario Nazionale. Si può affermare che in oltre 50 anni di ricerca, il Mario Negri ha contribuito significativamente alla conoscenza dei benefici e dei rischi dei trattamenti farmacologici. La formazione è fondamentale per arricchire l'Istituto con la freschezza e la creatività dei giovani. Il Mario Negri ospita oltre 160 borsisti in vari tipi di formazione sul campo per ottenere titoli di qualificazione professionale, dottorati e PhD, titoli che hanno valore internazionale. L'informazione riguarda i medici e il pubblico attraverso tutti gli strumenti di divulgazione disponibili, dalla newsletter ai siti internet, dai giornali a riviste, radio, televisione e social network. È importante che i risultati della scienza vengano conosciuti e compresi da tutti per creare una mentalità scientifica capace di essere critica nei confronti delle false informazioni. Il Mario Negri è fiero di essere una fondazione indipendente dallo Stato, dalla politica, dall'industria, dalla finanza e dalle ideologie. Non richiede brevetti perché crede nella collaborazione internazionale come fonte di progresso, sempre dalla parte degli ammalati.